Fratelli bianconeri e non, buongiorno a tutti voi. Dunque, la Juventus abbiamo scoperto che ha bisogno di un tattico. Allegri o Fantomas, abbiamo scoperto che ha bisogno di un tattico. Che cosa volete che vi dica di questa cosa? È abbastanza boh, anomala, secondo me. Diciamo che è un lavoro nuovo, perché qui con la crisi che c'è, ragazzi, bisogna inventarsi dei lavori nuovi continuamente, perché se no diventa improbabile poter andare avanti. Allora la Juventus, dopo 2 anni e mezzo di mercati fallimentari e di stagioni, possiamo dire fallimentari, quella dell'anno scorso, perché l'anno precedente e l'anno precedente ancora, comunque qualche trofeo lo avevamo portato a casa. Dopo aver praticamente raschiato il barile quest'anno, quindi con la speranza di ritornare in alto, la Juventus, dopo aver cambiato qualche membro dello staff medico, ora si inventa di portare a Torino il tattico, no? Questo fantomatico personaggio che io personalmente non capisco l'utilità, ma probabilmente sono io che sono rimasto indietro negli anni. Cioè, il compito del tattico quindi sarebbe quello di, credo almeno, consigliare l'allenatore sulla tattica da adottare nelle partite. Penso sia questa la spiegazione, no? Quindi vuol dire, quando la Juventus affronterà, che so, la Salernitana, il tattico studierà insieme all'allenatore qual è la squadra migliore, cosa bisogna fare in campo. Quindi studiare le mosse tatticamente migliori per affrontare gli avversari. Mi sembra che sia questa l'idea di un tattico, credo almeno. Quindi, siccome non bastano più i consiglieri in società, adesso ci vogliono i consiglieri anche per gli allenatori. Boh, io penso che se noi andassimo oggi a parlare con allenatori d'altri tempi, e quindi sto parlando dei vari Capello, dei vari che so, Sacchi, dei vari Trapattoni soprattutto, io penso che questi allenatori qui ti riderebbero in faccia. Perché? Perché vi dico la mia, ma io con questo non è che voglio affossare Allegri, ci mancherebbe altro, però è normale che se la tua società va a prenderti un tattico, cioè, o che lo richiedi tu o che te lo prende la società, perdonatemi, non voglio essere e non voglio mancare di rispetto a nessuno, non voglio essere troppo pessimista, però qualche problemino c'è. Qualche problemino c'è, perché se no tu non vai a prendere un tattico. Cioè, il tattico fondamentalmente lo dovrebbe fare l'allenatore. Cioè, l'allenatore che cosa ci sta a fare? Non ho capito. Allora, tutto questo grande ragionamento si rapporta a quello che io vado dicendo da anni, e cioè Allegri nel quinquennio ha vinto perché aveva dei giocatori che giocavano da soli della serie, se lui in panchina non c'era era la stessa cosa. Giusto? È così. Perché se tu oggi che non hai la squadra, che la devi ricostruire e sei costretto ad andare a prendere un tattico, perché dopo la stagione devastante che tu hai fatto senza tattico, non ha funzionato nulla. Se vai a prendere un tattico, vuol dire che il tuo allenatore è un mediocre. Perché l'allenatore, se fa l'allenatore, deve essere un tattico. Deve saper fare la tattica. Se tu gli vai a mettere vicino qualcuno per fare lo stesso lavoro, vuol dire che o tu sei scarso e l'hai richiesto te, o è la società tua che non ti ritiene all'altezza per fare quel compito. Quindi ritorniamo al vecchio discorso, caro Allegri, detto Fantomas, sei un mediocre che purtroppo ha bisogno, quando c'è da ricostruire,
qualcuno che ti suggerisca le mosse da fare perché tu da solo non sei all'altezza. Mi sembra abbastanza palese come cosa questa, perché altrimenti non si spiega diversamente. Allora io quello che mi chiedo è oggi, no? La Juventus che, perché qui si parla di Juventus, perché a me non risulta di aver sentito che altre squadre hanno dei tattici. Non lo so, magari ho perso io un passaggio, può anche darsi, ma non mi risulta che altri allenatori abbiano dei tattici vicino. Parlerà con il suo secondo, dovrebbe essere anche il secondo ad aiutarti a fare il tuo lavoro, no? Ma quando tu vai addirittura a prendere, perché Allegri ha Landucci vicino, giusto? Quindi vuol dire che Landucci a che cosa serve? Cioè, se tu addirittura arrivi al punto di dover prendere un tattico, ragazzi, ditemi voi quali sono le motivazioni. Una Juventus che va a prendere un tattico. Cioè, a me sinceramente mi sembra una cosa da fuori di testa. Vuol dire che, allora, per qualcuno so già cosa si intende. Amdei Monte vai a criticare, è una miglioria. Miglioria? Miglioria per cosa? Per andare a portare via il lavoro a quello che dovrebbe fare un allenatore. Ma ragazzi, guardate che qui stiamo rasentando l'assurdo, almeno per me. Secondo il mio punto di vista, stiamo rasentando l'assurdo, perché una società come la Juve, che ha un allenatore che non è capace o non ha le giuste la giusta sapienza di poter tatticare con la sua squadra, ragazzi, ma questo è un limite grosso, perché ripeto, le spiegazioni sono due: o sei tu che l'hai chiesto perché non ci capisci niente, oppure la tua società che lo prende perché non ti reputa all'altezza. Non lo so, ragazzi, voi continuate a dire che noi siamo troppo pessimisti, sarà anche come dite voi, probabilmente, certe volte andiamo anche oltre la soglia del pessimismo. Può anche darsi che avrete ragione, però a me questa storia del tattico, ragazzi, è una cosa che vi devo dire, mi lascia così, mi lascia così, mi lascia così, perplesso, un po' perplesso. Ciao.